Una buona serata a tutti quanti, un'introduzione, una lettura. L'introduzione vorrei farla fare per questa serata, prima di tutto Luca, all'assessore Paolo Domini, assessore alla cultura, che ha voluto così far scoprire una scrittrice. Quindi scrittori anche della nostra terra, il fatto che comunque questa è una sala consiliare che è aperta ai suoi cittadini e che è sempre a disposizione per far conoscere coloro che hanno naturalmente anche la voglia così di scrivere e di mettere delle parole in delle pagine bianche. Sì, assolutamente, benvenuti a tutti. E chiaramente, come diceva Stefanella, l'apertura di una sala consiliare si inserisce nella volontà di poter divulgare dei messaggi che vengono dal nostro intimo, come una serata di stasera, o in qualunque forma di manifestazione, di divulgazione dell'arte che per fortuna abbiamo l'opportunità di ospitare nei nostri luoghi, anche grazie a dei giovani talenti che si mettono a disposizione e che ci impegnano a metterci anche a noi a disposizione per poter far sì che vengano valorizzati il più possibile. Ci sono percorsi che abbiamo intrapreso quest'anno, e proprio la valorizzazione del talento giovane, del talento emergente e delle forme artistiche che possono abbinarsi, come abbiamo l'opportunità di vedere stasera, quindi magari la composizione creativa, le riflessioni che vengono dal nostro cuore, che hanno visto e hanno preso forma in un libro, accompagnati appunto dalla bella musica che cerca di svelare il senso profondo dei nostri pensieri. Quindi, niente, come amministrazione chiaramente vi ringraziamo per questo e ringraziamo innanzitutto chi si è messo a disposizione e le associazioni culturali che ci sono sempre di ottimo supporto e cercano di promuovere tutte le iniziative che vanno in tal senso. Grazie. Una battuta anche da parte sua, però, visto che anche lei è molto impegnativo. Sì, abbastanza, molto, sì. Anni e anni di studio. Anni e anni, quanti anni? 10. 10 anni, il suo percorso qual è stato? Milano, poi Conservatorio Alverdi, Chigiana, Siena e altro. Ora è tornato in Toscana, provvisoriamente, forse perché impegni di lavoro la riporteranno al nord, penso. Spero di sì. No, comunque sì, poi ho anche tutta la parte teatrale, in quanto mio padre è stato direttore di scena al piccolo, fonica, luci, tutta la parte tecnica per quanto riguarda uno spettacolo della direzione di scena. Sii felice. E allora, Valentina, è un attimo. Un attimo e poi queste parole scivoleranno nelle tue impronte per dirti ancora con il cuore, sii felice. Non è mai troppo tardi per sorridere, credimi. Credimi, non fermarti all'apparenza di questo vivere, a volte senza una carezza, non rallentare il tuo dare, ma dona, anche adesso, dove ti sembra che non ci sia la possibilità di ricevere nulla. Mi ha insegnato ad aspettare la primavera, mi ha insegnato a guardare il cielo come se fossi stato un nuovo pellegrino, mi hai guardato come se fossi diventato un credente. Ho camminato, ho fatto un po' di strada. A volte non ho sentito quelle emozioni che fanno venire gli occhi lucidi. Ho visto della gente che non si è fermata alla porta di una casa per dare una luce. Ho visto voltare lo sguardo nel dolore. Ma in che mondo siamo? Dove sono finite le persone che si abbracciano? Dove sono andati i momenti che ci scaldano il cuore? Dove? Tu lo sai, figlia. A volte pare che abbiamo dimenticato tutto. Sì, proprio tutto. Quello che fa bene, ma in un attimo, in un soffio di vento, vedremo spazzare via quelle nuvole scure. Ci sarà il sole e un cielo sereno. E allora avremo quel canto e quell'armonia che ci si dichiarerà più forte alle anime. E tutto quello che vivremo sarà la vita vera, ricordando questa frase, sii felice.
Stefanella forse ha letto uno dei brani più significativi di questo libro, perché è praticamente uno dei brani che apre l'intero volume e poi tutto il resto, e poi è anche lo stesso titolo del libro. Ecco, la prima domanda è piuttosto semplice, Valentina, che ti voglio rivolgere è questa: perché hai sentito la necessità, l'esigenza di scrivere questo libro, che sappiamo essere l'ultimo di una lunga serie, iniziato ormai diversi anni fa, nella quale c'è stata anche una evoluzione da parte tua come scrittrice? Beh, io questo libro l'ho scritto proprio per ricordare agli altri di essere felice. A volte ci dimentichiamo di questa parola. Forse da bambini ce la ricordavamo meglio, forse perché ci accontentavamo delle piccole cose. E, mentre adesso tutto sfugge tra le cose, quindi c'è tanto dolore, tanta sofferenza in questo mondo. E allora ho messo tutto insieme delle riflessioni, però la spinta più forte è stata questa: ricordarsi di essere felice. Amare non è così difficile. Amare non è che un comandamento che a volte non è preso troppo sul serio. Per questo ci ritroviamo a guardare senza esistenza con gli occhi increduli per le cose che accadono. E se per un attimo ci potessimo guardare soltanto perché siamo creature e ci portassimo un fiore tra le mani, solo così potremo vivere il sincero abbraccio, senza sprecare il tempo, ma solo viverlo, perché il cielo ci ha regalato questo momento. Corriamo per raccogliere le monete, non ci bastano mai. Corriamo sulle biografie delle vite, che si rivolgono soltanto ad una forma di superficialità. Corriamo, corriamo, corriamo. Ma quando ci fermeremo? Ecco la musica, adesso ci fermiamo. Valentina, rispetto ai tuoi libri, ai libri che hai scritto prima, per esempio Sono uguale a te, che è stato il tuo penultimo libro, poi Sii felice, qual è la differenza? Cioè, come è venuto cambiando anche il tuo percorso di scrittrice? Beh, Sono uguale a te è la persona che si mette un po' fuori nel mondo, in punta di piedi, devo dire. Un po' più introspezione su se stessa, nella paura dell'essere giudicata. Mentre Sii felice è un essere fuori e essere con gli altri e accogliere veramente come un sipario, come c'è scritto, come c'è nel libro, un sipario e una voce legge la tua vita. E questo è il messaggio che volevo dare in questo libro, Sii felice. È un qualcosa che è come vedere un fiume che scorre e gli altri che lo vedono. È una parola che va oltre me e oltre ogni confine, perché Sii felice è la possibilità di unirci a un qualcosa che può cambiare veramente la nostra anima, secondo me, perché c'è qualcosa che ci cambia, perché attraverso ogni riflessione che noi apriamo, magari anche a volte a caso, troviamo un qualcosa che in quel momento ci mette in discussione e ci dice: ma forse è questo che mi manca, lo stavo cercando da tempo e magari l'ho trovato adesso in questo libro. Quindi vorrei ricordare anche agli altri di non chiudere la porta del cuore, perché è come se da una porta all'altra noi ci potessimo comunicare. È questo che mi ha insegnato la vita. Io ho fatto un percorso francescano e sono terziera francescana e
quello che mi ha insegnato a San Francesco, i passi, le cose più semplici, la natura, io l'ho trovato fuori, non dentro le mura di un ordine francescano, dove sono stata a Cesena, sono stata in diversi posti per conoscere proprio delle cose di San Francesco. Ma io sono uscita fuori, ho visto una margherita, ho visto un filo d'erba, ho visto una colomba, ho visto delle rose che sbocciavano, ho detto San Francesco è questo. E questa è la cosa che mi ha fatto più innamorare di San Francesco, la natura, le cose semplici e la carezza che ricevo ogni sera da mia mamma e da mio fratello. Queste cose mi rimangono dentro. Amare non è così difficile. Amare non è che un comandamento che a volte non è preso troppo sul serio. Per questo ci ritroviamo a guardare senza esistenza con gli occhi increduli per le cose che accadono. E se per un attimo ci potessimo guardare soltanto perché siamo creature e ci portassimo un fiore tra le mani, solo così potremo vivere il sincero abbraccio, senza sprecare il tempo, ma solo viverlo, perché il cielo ci ha regalato questo momento. Corriamo per raccogliere le monete, non ci bastano mai. Corriamo sulle biografie delle vite, che si rivolgono soltanto ad una forma di superficialità. Corriamo, corriamo, corriamo. Ma quando ci fermeremo? Ecco la musica, adesso ci fermiamo. Io stasera ringrazio il giornalista che è diventato una persona tanto cara per la mia famiglia, Luca Tosi, e mi piace essere qui questa sera in questa stanza, in questa che mi ha accolto e a Subbiano, sì, sicuramente l'avrei detto, il vice sindaco, il sindaco, cioè io mi sento di poter parlare, ecco, in questa stanza piena di luce, non sono in una stanza buia, è come avere davanti dei cuori aperti e questo per me è bello. E vi ringrazio tanto. Ma noi siamo tutte persone molto semplici, però, vero, ci vogliamo tutti bene, questa è la cosa importante. Veniamo qui perché qui ci sono associazioni, questo qui è il luogo in cui ci ritroviamo, questo qui è il luogo anche dove ci riconosciamo. Tutte queste persone fanno parte di amministratori, fanno parte di associazioni, fanno parte della vita di un territorio. E questo naturalmente è la cosa più bella e più importante, partecipare gli uni agli altri quando ci sosteniamo. Questo credo che sia fondamentale nella vita di un paese come quella in una città, ma in un paese ancora di più. Il paese o si ama o si odia, ma il paese è molto bello, quindi anche se è difficile qualche volta sceglierlo. Un guerriero, eh? Che cos'è un guerriero? Pensate voi, adesso non ho gli occhiali, faccio la mano lunga. Non si lotta per mettersi in mostra. Non si lotta per capire chi è il più forte. Penso alle frasi che ha scritto Beatrice Lusini, che è il nostro assessore e che ha messo poi nei palloncini, proprio donandoli a tutti coloro che hanno gli esercizi commerciali, in modo che si ricordasse che cos'è la violenza e che cos'è invece l'amore, no? Non si lotta per mettersi in mostra, non si lotta per capire chi è il più forte, perché più forte di te e di me è l'amore. Si è capaci di prendere un sasso e colpire un innocente, si è ridicoli quando si prende questo tempo come se fosse niente, invece è veramente importante. Ci viene data la possibilità di tenersi strette le mani e quell'abbraccio che un giorno per noi era una goccia nel deserto, ora è come un eco lontanissimo. Siamo pensatori e poco costruttori, siamo credenti ma poco praticanti. Siamo in mezzo ad una vita e vorremmo andare da un'altra parte perché ci sentiamo soffocare nella scelta che viene dal cuore. È una costellazione nuova, forse quella che ci mostra un attimo la gioia di una persona che ci passa accanto, ma mentre continuiamo questo cammino perdiamo un gancio, quel gancio che non vediamo ma che è l'unica nostra salvezza e il Comune di Subbiano ha messo una panchina rossa per le donne.
Prego, Matteo. Valentina ha una notevole simpatia, in modo particolare lei scrive in Valdichiana, perché sappiamo che ha un rifugio in Valdichiana, però ha molta simpatia anche per il Casentino, perché ti ha sempre affascinato, e dobbiamo dire che insomma è dal Casentino anche che hai avuto le soddisfazioni maggiori, no? In fondo, terra di Francesco. A strada in Casentino, in cammino con Gesù, ho avuto 3 premi a cui non ho saputo proprio non donarmi questi premi, perché hanno trovato in quelle piccole parole di poesia il messaggio che andava più giusto verso quell'occasione, quella rassegna letteraria. E quindi a volte mi stupivo che mi chiamassero l'anno dopo, successivo, per dirmi: Valentina, vieni, perché hai vinto ancora. E quindi in Casentino per me è stata la mia soddisfazione e la mia continuità alla scrittura, perché dei momenti anche io ho avuto dei nodi dentro di me, perché non trovavo delle soddisfazioni. Perché andando a scuola, ho finito la scuola, uno dice: ma che fai, Valentina? Però il Casentino mi ha permesso di ribellarmi a quel no, a dire: no, continua a scrivere, perché c'è bisogno del tuo messaggio, di quello che scrivi. E siamo con l'ultima riflessione. Una riflessione che vuol semplicemente dire ricordare di non mollare mai. E questo naturalmente in questa giornata è importante, no, Valentina? Non mollare mai. Tu lo fai verso la fede, e noi lo diciamo invece a tutti coloro che spesse volte hanno paura e pensano che di là non ci sia nessuno che dà una mano. Noi siamo in un luogo, abbiamo detto, istituzionale, e invece sempre qualcuno c'è. Siamo in un luogo dove siamo tante associazioni, e tutte le associazioni sono pronte sempre a dare una mano quando c'è bisogno. Anche se hai nel fisico poche forze, anche se tutto ti sembra impossibile, non mollare. Anche quando ti alzi al mattino e non senti altro che fatica, tu guarda avanti e vai. Cerca tra gli arcobaleni il sorriso, cerca nel vento una carezza, cerca, cerca e troverai. Troverai un modo per donare. Siediti la sera, quando il mare ti verrà incontro con le sue onde, e non spaventarti mai della solitudine, perché io ci sarò sempre. Anche quando per un attimo ti sembrerà di cadere, io ti rialzerò. Non mollare adesso, non mollare mai. Te lo dico con le braccia aperte, te lo dico amandoti. Non cedere alla via strada tortuosa. Fai vedere che puoi andare oltre questa fatica. Vai, vai. Ti sento leggere i libri dei bambini, a volte mi metto lì e non sai come vorrei scegliere per te una pagina tutta colorata, ma vedrai che domani andrà meglio. Non mollare, non mollare anche se senti che tutto ti sembra inutile. Io ti dico che hai la mia mano, non mollare. Valentina. Che cosa consiglieresti a un giovane che vuole iniziare a scrivere? Beh, consiglierei innanzitutto di prendere un foglio e una penna e aprire il proprio cuore. Ecco, io mi domando: ma voi siete felici? O vi manca questo libro per poterlo diventare completamente? E dico anche al mio giornalista che mi sta seguendo passo per passo: caro giornalista Luca Tosi, tu sei felice?
Abbastanza. Direi abbastanza. Ecco, vedi, ti ho voluto far sorridere. Stefi, vieni per le conclusioni. Senti, io posso dire solo una cosa. Io, senti, ti dico la verità. No, ma il discorso che dicevo, ho trovato in Subiano una grandissima disponibilità. Paolo Domini, ci siamo sentiti molte volte per telefono, tramite i social, eccetera, eccetera. Non mi ha mai detto di no. Voi, ci si conosce da una vita, non mi avete detto di no. La disponibilità anche di Luciano Maestrini, che era stato subito disponibilissimo, di tutte le altre associazioni, Cornucopia, 102, eccetera, eccetera. Quindi questo dimostra che effettivamente c'è una vita sociale qui a Subiano molto, molto sviluppata e molto presente, secondo me. Ecco, grazie. Grazie Luca, allora mi raccomando, ricordaci sempre nei tuoi telegiornali, ricorda sempre quando c'è qualcosa a Subiano di pubblicizzarlo al meglio, perché ne abbiamo bisogno. Quindi pubblicizza sempre Subiano, questa è la cosa principale. Anche quando la Bruna gioca a Burraco, se vince tu pubblicizza che la Bruna vince a Burraco, non lo so quando capita, ma comunque vabbè. Grazie naturalmente a Luca Tosi, grazie a Valentina Guiducci, grazie al maestro Matteo Macioppi, che vorrei ricordare, vieni Matteo, che vorrei anche ricordare, tra l'altro lui segue anche un altro percorso, voi conoscete Dante in Casentino, quindi Riccardo Starnotti, che fa veramente dei bellissimi percorsi, tra l'altro è stato anche l'inventore del cammino proprio di Dante, e lui è uno, è colui che naturalmente segue con un progetto proprio anche Riccardo, sì, Starnotti, durante i suoi canti, Purgatorio, che ti piace di più, Inferno, oppure... Paradiso, ti piace il paradiso, ecco, quindi ci siamo, quindi naturalmente tutto questo, e a questo punto andiamo così a salutarci per questa giornata, per ritrovarne un'altra domani mattina. Grazie Luca, grazie Valentina, grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza, grazie all'associazione, è vero, c'è veramente un fervido territorio di associazione. Grazie.